Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché stavo farmando Bahamut. Ho notato che comunque le prime difficoltà sono abbastanza semplici, quindi potrei portare a breve una guida sul come affrontare Bahamut e quale setup utilizzare, anche perché comunque il combattimento è uguale a tutte le difficoltà, solo che ovviamente man mano si va avanti e più Bahamut diventa duro da sconfiggere, quindi diciamo che basta un setup predefinito che poi ovviamente andrà a migliorarsi man mano che si andrà avanti, quindi non credo ci sia bisogno di fare una guida per ogni difficoltà. L'importante è avere in mente il setup e poi adattarlo in base alle proprie possibilità. Che cosa facciamo qui in questo video? Come avrete letto sicuramente dal titolo e dalla copertina, che mi sarò inventato qualcosa, oggi pullo. Ho deciso di pullare non tanto per Zack e il costume di Zack, ma voglio pullare per le armi di Matt e di Barrett. Quindi pulleremo sia sul banner di Zack e Matt e anche sul banner di Barrett ed Eris, solo per ottenere le armi di Matt, in questo caso, e di Barrett. Sono le uniche due armi che effettivamente mi interessano. Dopo aver fatto comunque una valutazione anche delle armi che possiedo e in generale tutto quello che ho la possibilità comunque di poter sfruttare nel mio profilo, sono le armi che mi interessano di più. Nei vari setup e in tutto quello che ovviamente posso costruire con i miei personaggi e con le mie armi, sono le uniche armi che fondamentalmente mi interessano. Quindi mi permettono in un modo o nell'altro di avere un team o comunque di poter creare dei team particolari che poi successivamente mi consentiranno di sfruttare al meglio le proprie abilità. Prima di pullare sui banner però abbiamo accumulato i vari ticket dei character, che è molto semplice ottenere perché bisognerà fare una battaglia con i personaggi appunto selezionati, quindi sono 100 ticket distribuiti 10 per ogni personaggio, quindi andremo a vedere se la fortuna mi consentirà di ottenere magari l'assault gun di Barrett, che in realtà potrei ottenere anche in modo, diciamo, sottobanco, per così dire, e vediamo un pochettino quello che ci consente di ottenere il gioco. Quindi iniziamo da questi 20 ticket, che sono 20 di quei 50 che è possibile ottenere tramite le missioni della campagna di celebrazione dei 100 giorni. Quindi ne ho altri 30 che devo riscattare tramite appunto gli obiettivi che andremo a fare più in là. Però vediamo se magari questi ticket in generale possono in un modo o nell'altro farmi risparmiare qualche cosina di risorse, o se invece mi costringono letteralmente ad andare verso il banner, verso i banner in questo caso. Ok, quindi già primo shaft molto bello. Ovviamente skippiamo perché lo shaft non mi interessa. E facciamo gli altri 20 ticket. Per chi se lo stesse domandando, faccio pull, annulla, pull, annulla, pull, perché è un rituale che faccio nei giochi dove si pulla, perché poi me lo scrivete nei commenti, mi arrivano commenti tutti uguali, quindi ve lo dico subito, è semplicemente un mio rituale, una cosa mia. Non prendetela come un mio rituale, fine, che mi porto da Dissidia Opera Omnia, che mi ha portato fortuna in quelle occasioni, quindi, mentre invece qua mi sa che mi devo cercare un nuovo metodo di pull, perché a quanto pare non va bene. Ok, quindi già 20 ticket andati malissimo. Vediamo Cloud, vediamo, lo provo a fare una volta sola. Vediamo Cloud cosa ci dà. Non è con la skin alternativa, quindi non c'è una 5 stelle garantita nel pool. Però vediamo se l'animazione ci dà qualcosa. Niente, anche Cloud delusione totale.
ma ovviamente questi scam ticket. Andiamo prima da Tifa. Ritorniamo col vecchio metodo, vediamo se si è ingelosito. Niente, Cloud sempre vestito normale. Beh, ci sono comunque diverse armi che mi piacerebbe portare overboost anche degli altri personaggi, però. Niente, ok, proprio ticket scammati in maniera... proprio scam ticket a più non posso. Ovviamente quando regalano queste cose, giustamente, l'idea dello scam è sempre dietro l'angolo, però. Eris invece, soddisfazione una sola, va bene, meglio di niente. Oh, oddio, Fairy Tail full overboost rosso, ovviamente. Wow, se ho le weapon parts potrei anche decidere di farla overboost 6 in realtà. Ora red mi escono tutte 10 5 stelle, sicuro. Red è la mascotte del gioco, quindi mi escono tutte 5 stelle ora. Red si conferma essere una delusione sia a livello di pool che a livello di tutto. Ok, Zac potrebbe essere interessante. Cioè, ovviamente dipende cosa mi esce, perché non è detto. Zac non delude. Una sola, però va bene. Dipende cosa mi esce. Ah, va bene. Niente, l'Enhance non è esattamente quella che volevo, perché vedete, appunto, non ce l'avevo. Carino il fatto che possa curare, però diciamo che come curatori abbiamo decisamente meglio. Ecco, Sephiroth dipende, perché la Wing Edge ce l'ho full 10, overboost 10. Però dipende cosa esce, soprattutto dal punto di vista fisico, potrebbe darmi, non lo so, potrebbe essere interessante. Avere comunque l'alternativa Sephiroth fisica così a gratis, sinceramente schifo non mi farebbe. Delusione Sephiroth questa volta, non mi accontenta. Va bene, andiamo dal nostro Glenn. Ok, mi sa che sto giochino non lo devo fare, devo pullare direttamente. Mi sa che Evercrisis vuole il pull diretto, cioè senza ripensamenti, perché magari con i ripensamenti il gioco si offende e pensa che io non voglia pullare, mentre invece devo pullare diretto, senza il gioco psicologico del metodo giappino. Mi sa che devo definitivamente abbandonare il metodo giappino su Evercrisis.
dato che non è un gioco giappino, ovviamente. Vedi? Madonna, Glenn i peggiori, però. Madonna, tutti blu. Glenn la pullata peggiore. Ecco, così, diretto. Facciamo capire al gioco che noi siamo convinti delle nostre scelte. E che non siamo. E che non ci ripensiamo, ecco, mettiamola così. Vediamo se cambia la situazione. Con il gioco che vede che noi siamo convinti. Oh, oddio. Potrebbe essere la fine del metodo giappino. Ok, Matt, ne abbiamo una sola, che comunque sia, non è male. Bella la prime number 4 stelle, che anche se già ormai io per boost ce li ho, però. La rapier. Ecco, questa non ce l'avevo, però non mi serve, perché in realtà non mi serve. Ah, non ce l'avevo? What? Oddio, ero convinto di non avercela. Invece ce l'avevo, ok. Ma non è un'arma che mi serve comunque, di Matt. Mi sarebbe piaciuto avere qualche altra arma, sinceramente. Però vabbè. Ovviamente sempre un overboost. Madonna, Lucia proprio direttamente. Grande Lucia. Lucia, tanta roba. Vai, Lucia, sorprendimi. Cos'è il Black Rifle? Non male. E ora vediamo Barrett. Ecco, Barrett mi uscisse l'assault gun, così sarebbe fighissimo. Veramente mi farebbe risparmiare tempo e anche qualche risorsa in realtà, perché ho sia le weapon parts per portarle a 5 stelle, ma eviterei, sinceramente. Oppure il ticket, quello 5 stelle garantito, che mi sono conservato per poterla scambiare in un'occasione simile. Quindi preferirei evitare in realtà. Oddio, madonna, il pull diretto mi ha dato troppa più fortuna. Ok, in questo caso una sola con tutte, madonna, tutte 3 stelle addirittura. Devo fare, vedete, il pull diretto senza ripensamenti, perché il gioco si offende qua. Magari vede questo legame di gelosia con Opera Omnia, anche se ormai Opera Omnia è andato, ormai è andato, quindi. Oddio, l'assault gun. Perfetto, era esattamente quella che volevo. Così da poter dare la difesa fisica a tutti. Ora sì, ora devo necessariamente pullare il banner di Barrett. Sì, ora sì. Ora non ci sono più scuse. Barrett adesso diventa un supporto difensivo. Difensivo fisico, ovviamente, mentre Matt potrebbe diventare un supporto difensivo magico eccezionale. Veramente eccezionale. Sì, allora, per quanto riguarda la mia wishlist, in questo caso avevo messo appunto l'assault gun, perché mi interessava avere l'assault gun per Barrett, la nuova arma di Lucia, perché è pur sempre un'arma terra che può fare comodo, l'arma di Sephiroth vento fisico, perché non ce l'ho, Glenn la lampada, perché è una di quelle poche armi che effettivamente potrebbe tornarmi utile dal punto... Scusatemi, dal punto di vista buff fisico, che comunque di buff fisico è vero che adesso otterrò Matt, quindi in realtà potrei anche toglierla effettivamente questa di Glenn. Sì, ora che ci penso, col fatto che io comunque andrò a pullare l'arma di Matt, questa comunque potrò toglierla. E potrei mettere l'arma di Tifa, giusto per averla, e anche perché appunto comunque sia attacco fisico, ghiaccio, anzi no, in realtà no, mettiamo i guanti. I guanti curativi potrebbero essere un'ottima alternativa. Se no, effettivamente, cosa c'ho come alternativa? Perché in realtà...
anche di Glenn stesso, anche se Glenn in realtà ha delle armi con delle refined un po' meh, se devo essere sincero. Però, oddio. Potrei andare di Sephiroth e mettere una delle sue armi con le refined OP. Però mi piacerebbe magari avere qualche cosa. Mi piacerebbe avere comunque qualcosa di alternativo. Non lo so, ragazzi. Sono un po'. Mi sono bloccato adesso. Ah, ci sarebbe l'arma di Red che mette. Ok, sì. 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 Questo ok. Ci sta. Ci sta. L'arma che mette debolezza a tuono ci sta. Mentre invece qui la wishlist. Ecco, potrei togliere sempre quella di Glenn. E mettere l'arma di Red. Dato che qui le armi di Natale non ci sono, perché qui non sono in featured, mentre invece qua sì, direi che va bene così. Devo cambiare i dettagli degli stamp. Mettere l'arma di Matt e anche qui mettere l'arma di Barrett. Assolutamente. E ci siamo. Let's go. Eccoci, cominciamo malissimo. Speriamo almeno di avere 5 stelle, perché ovviamente voglio pullare solo le armi, ma almeno che mi diano qualche copia in più. Che almeno non mi fanno buttare risorse. Anche una sola 5 stelle mi va bene, cioè non devono essercene 7-8, cioè anche una sola con un solo stamp è un guadagno comunque. È comunque un guadagno. Poi ovviamente se ne escono di più meglio. Bene. Se ne escono di più meglio però. Chi è? Oddio, Matt. Oddio, già l'arma sua? Potrebbe essere già un colpaccio così, eh. Potrei anche fermarmi. O comunque arrivare fino alla garantita giusto per avere almeno un overboost. Eh sì, mamma mia che colpaccio. Buonissima. Mamma mia. A prima pull direi che va benissimo. Assolutamente va benissimo. E a questo punto andiamo da Barrett. Visto che già almeno lì l'arma ce l'abbiamo, che ci siamo tolti, tra virgolette, il pensiero. Vediamo se qui riusciamo a fare la stessa cosa. Ecco, bene, uno stamp anche qui che non è la cosa più bella, però, se dovesse uscire l'arma di Barrett, tanto di cappello. E potrei pullare sicuramente più easy, anche se in realtà Barrett, ho tante weapon parts di Barrett, quindi in realtà mi basterebbe anche qualche copia 4 stelle e potrei riuscire ad avere un overboost lo stesso. Però vediamo. Qui scammata la prima pull. Ok, mi è uscita quella di Eris a 4 stelle che non mi serve a niente. No, però così a uno stamp non ci siamo proprio. Non ci siamo proprio. Cioè, va bene che devo pullare solo le prime 6, quindi alla fine. Però se faccio uno stamp per tutti mi consumo tutte le gemme. E in realtà non vorrei consumarmi tutte le gemme. Ne vorrei avere comunque qualcuna da parte per ipotetico personaggio nuovo che potrebbe effettivamente essere dietro l'angolo. Non lo escludo. Ok, buono questo. Ottimo, che me ne sono uscite due. Barrett Tifa, attenzione. Ok. Se è l'arma nuova di Barrett, mi sta bene lo stesso, perché ne prendo due praticamente.
Quindi almeno uno. Eccolo, 4 stelle. È uscito. Ok, perfetto. Overboost nei lifeguard che possono servire. Potrebbe anche essere l'assault gun. Infatti. Va bene. Va bene l'overboost nell'assault gun. Lo accetto. Però averla 4 stelle potrebbe essere valido. Perché comunque sia, ho tante weapon parts. Quindi, no, però così non ci siamo, figlioli. Uno stampo alla volta non va bene. Va bene che il gioco sa che voglio arrivare soltanto all'arma di Barrett, però così no. Anche no. Va benissimo il fatto che almeno piango con un occhio. Oh, Barrett, attenzione. Madonna, se è un'altra assault gun la levo dalla wishlist. Cioè, sarebbe già il secondo overboost. Mi sembra un po' esagerato. From zero to hero, troppo velocemente. No, è l'arma nuova. Ok. Ok, va benissimo. Va assolutamente benissimo. Ok, possiamo andare adesso serenamente fino allo stamp. Ficchia. Madonna mia. Un massacro. Speriamo che la prossima pull me ne dia almeno due. Così almeno chiudiamo e via. E rip. Oh, bene. Godo. Lucia e Barrett, attenzione. Lucia, ho messo armi wishlist. Ah sì, quella nuova. Ottima. No, l'ho perso il 50 e 50. Mannaggia la pupazza, Black Rifle. Ah no, però effettivamente qua non la potevo ottenere l'arma nuova di Lucia. Quindi è un off banner proprio. Sì sì, è nell'altro che effettivamente posso mettere l'arma di Lucia nuova. Peccato. Vai, un'altra copia. Ottima. Quindi siamo praticamente a due overboost assicurati, perché siamo due overboost assicurati. Veramente ottimo. Ti prego, ora dammi due stamp qui. Così qua il banner lo chiudiamo. Ad ammazzare. No. Mi dissocio ovviamente da questa cosa. Porca miseria, qua con due stamp sarebbe stato perfetto. Madonna, uno stamp per ogni pullata è un massacro. Se avessi dovuto pullare su tutto il banner, sarebbe stato un massacro. Decisamente un massacro. Proprio un massacro pazzesco. Scammatino. Ok, andiamo all'ultima pull, che ora mi darà 200 stamp apposta. Ora come ne da 3, 4 di... Ecco, 2, giustamente. Per farmi andare, vedete, dall'altro lato, no? E dire, minchia, hai fatto due stamp, ma non ci cascherò, ovviamente. Vabbè, qui possiamo skippare perché tanto la 5 stelle è garantita nella pool. Oddio, Eris. Ho messo armi di Eris. Ah, la sanambrella ho messo. Ti prego, dammi la sanambrella. Non ci credo. Ho perso il 50 e 50 della wishlist con l'arma banner, che giustamente ha la percentuale più alta, quindi peccato, però va bene, ok, sempre un'arma che posso tenere da parte, che non che mi serva a qualcosa, però. E qui abbiamo l'altro micro laser. Ok, ottimo. Ottimo, possiamo tornare da Matt. Qui abbiamo finito. Ora possiamo tornare dal nostro amichetto Matt. Che già l'abbiamo trovata subito. Due stamp, ottimo. Già averla a un solo overboost comunque sia, a me sta bene. Anche per le stats più che altro. Che almeno mi aumentano un po' di più le stats. Direi che ci sta.
però averla già comunque presa e avere un overboost garantito mi permette di pullare con più leggerezza, senza quell'ansia addosso di doverla trovare. Se poi arrivasse a due overboost come ho fatto con Barret sarebbe ancora meglio, però mi accontenterei anche di un solo overboost. Ottimo. E in tutto ciò la San Umbrella ancora a zero. Attenzione, Matt di nuovo e Barret. Ah, vero, perché ho messo l'Assault Gun. Devo togliere l'Assault Gun dalla wishlist. Madonna, tre overboost. L'Assault Gun è illegale comunque. Arma nel frattempo 4 stelle di... Ok. Quindi già due overboost. Madonna mia, che pullate. Ottime. Veramente ottime. Devo togliere però quell'assault gun di Barret. Infatti, altro... Madonna mia, tre overboost ho fatto dell'assault gun nel giro di qualche pullata. Ok, quindi già doppio overboost anche per Matt. Qui devo necessariamente togliere Barret, però non so chi mettere. Potrei mettere la Murasame di Cloud giusto per... oppure no, mettiamo l'arma nuova di Tifa. Così, giusto per averla, giusto per il meme. Altri due overstamp e abbiamo finito così? Ah no, ok, c'è ancora l'ultimo. Oddio, ho speso il giusto secondo me. Potevo spendere molto di più. Grande. Non ci credo, Red, che mi è uscito così. No, ti schippo. Ah, l'arma nuova però, eh. Ah no, non è l'arma nuova. Ah no, il Seaside Collar, sì. Eh sì. Ok. Seaside Collar. Ma no, veramente mi è uscito tutto ciò che mi interessava fondamentalmente. Sono sceso a 9000 gemme purtroppo. Ok. In previsione di un nuovo personaggio potrebbe essere brutto, veramente brutto. Però sono contento di quello che ho preso. Due overboost a entrambe le armi. Attenzione, Tifa. Quindi, oddio, è l'arma nuova? Se è l'arma nuova di Tifa... No, peccato, ho perso il 50 e 50. Va bene, Tiger Fangs che comunque sia... Vabbè, e poi qua possiamo skippare perché tanto sappiamo essere già l'arma di Matt. Veramente tanta roba. Mi è andata bene, mi è andata molto bene. Devo essere sincero, mi è andata molto bene. Siamo partiti un po' così e così, però abbiamo concluso benissimo. Ho preso tutti gli overboost che mi interessavano dalle armi che volevo e adesso finalmente ho un supporto difensivo fisico che è Barret, un supporto difensivo magico che è Matt e mi sa che Eris, è vero che ho fullato la Fairy Tail, però potrebbe perdere il posto. Adesso Eris, dipende come riesco a buildare un po' i miei setup, potrebbe perdere il posto da titolare e diventare prima panchinara. Vedremo. Vedremo che cosa riuscirò a combinare con i miei setup. Arriveranno ovviamente anche le guide di Bahamut. Ora appena potenzio un pochettino le armi e riesco a fare un po' di roba, devo portarle almeno all'80 necessariamente. Quindi datemi il tempo un attimino di farmare e poi faremo i primi setup per Bahamut. Poi ovviamente porterò i personaggi al 65, cosa che vi consiglio di fare a tutti, ovviamente, anche se sarà abbastanza faticoso. E noi ovviamente ci vedremo in un prossimo appuntamento. Bye bye!